Buonasera. Buonasera. Senta, il film che è cominciato mi dà un biglietto per la tribuna. Un biglietto per la tribuna? Ma, mi scusi, lei è un cavallo. Perché non si vede? Un cavallo che parla! Non si preoccupi, che quando comincia il film mi stai muto. Signor Falsaperla, chiedo scusa, ma dal suo modulo statistico per la rilevazione del nuovo censimento risulta che lei fa l'amore due volte alla settimana con sua moglie, ma sua moglie invece dichiara di fare l'amore cinque volte alla settimana. Sa, mi sembrava giusto farglielo presente. Ah, sì, non si preoccupi, non si preoccupi, che appena finiamo di pagare il mutuo lo fa due volte come me. Oh, papà, papà! Dimmi, figliuolo. Papà, ho una bella notizia per te. Ti ricordi cosa hai detto la scorsa settimana? No, figliuolo, non ricordo. Hai detto che se prendevo 8 nel compito di matematica mi regalavi 100 euro. Ah, certo, e ogni promessa è un debito. Tranquillo, papà, ti feci sgravitare i 50 euro, un pare, ammoccamo. Papà, papà, devo parlarti. Sì, oh, papà, dimmi. Papà, mi sono innamorato. È ben davvero? E chi è la fortunata? È Luisa. Luisa? Sì, Luisa, la figlia del nostro macellaio. Ah, assettiti un attimo, papà. Siediti, che te devo parlare. Ma cosa succede, papà? Vedi, io, papà, purtroppo, quando ero giovane, ero un po' comunello, va, di cui mi frequentavo con Cettina, la mamma di Luisa, la moglie del nostro macellaio. Ah, e allora? E sai com'è? Una sera, dopo una festa da carnevale, avevamo bevuto, la canna è debole. E si sa come vanno sto cose, no? Sì, papà, ma non capisco. Insomma, Luisa, la figlia del macellaio, in realtà è mia figlia. Quindi tua sorella, di cui non la puoi sposare. O senti? Ma no, papà. Ma che dici? È impossibile! Mamma! Mamma! Ma che c'è, mamma? Che cosa c'è? Mamma, il papà mi ha dato una triste notizia. Ma che fa, mamma? Non mi fare preoccupare. Io ho raccontato di essermi innamorato di Luisa, la figlia del nostro macellaio. Sì, bella ragazza, E lui sai cosa mi ha detto? Che una volta, quando era giovane, ha avuto una relazione con la madre di Luisa e che quindi Luisa è sua figlia e io non posso sposarla, capisci, mamma? Sì, non ti preoccupare, mamma. Non pare che tuo padre è tuo padre. Buongiorno, senta, chi ha le banane? Buongiorno, sì, ce l'ho le banane, ma lei... ma lei è un gorilla. Un gorilla vero. E prego, quante banane vuole? Me ne rassicci, quanto pau? 5 euro. Scusi, se la guardo così, ma è la prima volta che vedo un gorilla vero nel mio negozio. E magari l'ultima, 3 banane 5 euro. Non me l'ora di avviare, ma modo. E magari tu stai assurando. Si è troppo cavolo, non si può stare. Avanti, aiutamone, mettiamo un costume e ne abbiamo, sai come? Acchiovo. Io voglio fare la bomba. Io voglio stare a modo fino a che spanzo. Voglio mani arrappate. A che bina, giuristi. Avanti, mettiamo una cacca che è buona. Sì, mettiamo una cacca. Ah, quanto è bella taormina, E bene, ma da lì è chi? A cui? A chi? A bene, chi da con un costume giallo. Ma urli? A ca, a bene, quando hanno altri, dopo, vicino mare. Lì è troppo l'aria. A bene, ma io è mosso. E da lì ti pazza caiavi. Arrivo, non si affronta a mettere il suo costume con questa panza. E ma poi chi è pelosa? Di minne cascate. Ma che andà a farci l'aria? A bene, a chi da questa maniera la persona tenere inza. No che sta pensando magari un panorama da bambina. Scusate, ah! Prego. Prego, c'ha una definire di sottare a mia figlia. Ah, scusate, non sapevo che lei era pazzi. Quale pazzi? Io sogno a mazzi. Aeroporto di Catania. Taxi, è libero questo? Certamente, prego, si accomiti. Io dovrei andare a Taormina. Non c'è problema, carichiamo la valigia e partiamo. Oh, che bello panorama, che bella strada. Ci volere ancora molto per Taormina? Non si preoccupi, signorina. Una mezz'oretta e siamo arrivati.
Comunque, è la prima volta che porto una turista straniera incinta a Taormina. Incinta? Ma io non essere incinta. Vabbè, ma ancora non essere arrivati a Taormina. Scusi, è libero qui? Sì, sì. Prego, si accomodi. Vieni, cara. Sediamoci qui. Ma... e 25.000 spettatori. Eh già, 25.000 spettatori. 22 leoni in campo. Eh già, già, 22 leoni in campo. 6 arbitri, le banchine, i raccattapalle, giornalisti, fotografi, telecamere. Eh sì, c'è proprio un sacco di gente oggi. Beh, l'evento è importante. No, ma dico 25.000 spettatori, 22 leoni in campo, le banchine, 6 arbitri, massaggiatori, dirigenti, fotografi, telecamere, giornalisti, venditori di limoni abusivi, raccattapalle. Sì, ho capito, c'è un sacco di gente. E dico io, Savalum, giusto giusto è mio a pigliare. Salve amici e benvenuti alla nostra rubrica Dove vai in vacanza? Oggi intervistiamo il signor Saro Falsaperla. E ci dica, signor Saro, lei dove va in vacanza, al mare o in montagna? Ma parlando con lei, 2 anni fa ho stato a mare e mia moglie è rimasta incinta. L'anno scorso ho stato in montagna e mia moglie è rimasta incinta. Quest'anno non ho deciso se vado a mare, in montagna. Però a mia moglie questa volta me la porto. Signor Falsaperla, ma si rende conto? 49 coltellate! E lo so, avvocato, ho perso la testa. E lo capisco, ma 49 coltellate sono 49 coltellate. E poi dico, per quale motivo farla a pezzi? Avvocato, ho perso la testa. Va bene, lo comprendo. Ma poi, metterla in una valigia e lasciarla davanti ad un asilo nido? Avvocato, ho perso la testa! Ah, a proposito, la testa non è stata trovata! Che 2 ore che ce lo dico, ho perso la testa! In un accampamento indiano... Aug, padre! Aug, figlio! Padre, io avere domanda per te. Dire me, figlio! Padre, perché noi pelle rossa chiamare tutti aquila grigia, nuvola bianca, toro seduto, e invece visi pallidi chiamare tutti Frank, John, Mike, Saro? Io spiegare te, figlio, sedere e ascoltare. Tua sorella chiamare aquila grigia, perché quando io e tua madre concepire lei, sopra nostra capanna stare grande aquila grigia. Tuo cugino toro seduto chiamare così, perché quando concepito lui davanti capanna di suoi genitori stare grande toro seduto. Tua cugina nuvola bianca chiamare così, perché quando concepire lei sopra capanna di suoi genitori stare grande nuvola bianca. Grazie padre. Adesso tutto chiaro, piccolo preservativo bucato. Ecco qua, signore, queste sono tutte le nostre cravatte. Non ha che da scegliere. Ma veramente mi sto confondendo. Beh, magari può farsi consigliare dalla sua signora. Io? E che consiglio ci posso dare io? La cravatta è una cosa personale, no? A me mi piace questa. Questa è una regimental. E poi anche un bel colore, bianca e blu. Cacetto, bianca e blu, che righi. A che fare, un collegio? Ma veramente? A che fare, bianca e blu, che righi. Allora prendiamo questa qua, gialla coi pua. Gialla coi pua? Che cravatta metti? Che sei un giovanotto tu? Un ragazzino? Giallo con i pua blu. È ben romare. Allora prendiamo questa qua con i disegnini da maschio bordeaux. Ma dico io dovrei tenere bordeaux, che è un colore che si usa? Soprattutto vince la mente. Ma veramente? Sopra il marò? Sopra il nero? Sopra il grigio? E poi il damasco che non si usa più. Fa ridere i palle, fa ridere. Vabbè, allora prendiamo questa qua, semplice, tinta unita, gatta da zucchero. Gatta da zucchero? A questo pare la modista dell'autobus. Gatta da zucchero, la cravatta. Vabbè, allora la prendo bianca. Bi, scansatene. Ma veramente? E che sei tu, già 3 volte? Bianca. Arrabao, la cravatta bianca. Che c'era abituato tu. Vabbè, va, ho capito. Scusa un momento, eh. Ok, ma la signora, all'otto.